Buongiorno amici di Nova News 24, Sanremo 2023. Fedez fa una delle sue uscite, il rap politico, mia responsabilità, dice, ma vediamo cos'è successo. Fedez intona una canzone proprio nello spazio dedicato da Amadeus al rapper e cita durante la sua esibizione proprio il vice ministro vestito da Hitler, attacca Salvini e la ministra Roccella. Voglio assumermi, dice, alla fine le piene responsabilità di ciò che ho fatto. Il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente. Fedez si esprime così dopo la performance sulla nave Costa Smeralda nella seconda serata del Festival di Sanremo. Il cantante propone un rap con note di cronaca, compare anche Matteo Messina Denaro e politiche. Prende di mira chi ha giudicato negativamente la presenza di Rosa Chemical, senza citare espressamente Matteo Salvini, fa riferimento al vice ministro vestito da Hitler. Il sottosegretario Bignami, di cui strappa la foto e sempre senza citare il nome, chiama in causa la ministra della famiglia Eugenia Roccella. Purtroppo l'aborto è un diritto, sì, ma non l'ho detto io, l'ha detto un ministro. Non può mancare un messaggio all'amato Codacons: ciao Codacons, guarda come mi diverto, avversario più volte in tribù. Questo ovviamente è quello che fa Fedez, fa discutere tutti. A volte anch'io sparo cavolate ai 420, ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Queste le parole ovviamente di Fedez, canta prima di dedicare una parte del brano a Gianluca Vialli. Ho avuto il cancro come un vero duro, sono andato in tele, ho pianto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco, dice, riferendosi all'ex calciatore morto, sappiamo tutti, recentemente per un tumore al pancreas, stessa malattia per cui Fedez è stato operato lo scorso anno. Amici di Nova News 24, intanto diteci cosa ne pensate di quello che ha fatto Fedez e bufera per quello che ha scritto. E intanto amici di Nova News 24, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate, seguiteci sempre su Nova News 24.